Può descriverci brevemente come realizzare una mappa mentale? Una mappa mentale, che si differenzia da altri tipi di mappe ha una caratteristica, ossia quella di essere il riflesso della nostra mente. Nel nostro cervello ci sono miliardi di neuroni, abbiamo un corpo centrale e poi i dendriti che si diramano lungo tutta la corteccia, lungo tutto il cervello. E la mappa mentale prende origine proprio dal neurone, quindi all'interno di un foglio occorre scrivere l'argomento principale e poi aprire i vari rami, dendriti, sui quali collocare sia le parole chiave, e altresì le immagini, perché le mappe mentali funzionano soprattutto attraverso l'uso delle immagini. Noi abbiamo vari tipi di memoria, no? Quella più primordiale è la memoria associativa e la memoria per immagini. Aristotele diceva che la memoria non è altro che una collezione di immagini mentali. Quindi utilizzare le immagini, attraverso l'uso delle immagini, acconsentiamo al nostro cervello di riconoscerle immediatamente e di ricollegarci per associazione come un effetto domino all'argomento che porta in sé.